Bentrovati ragazzi, bentrovati a tutti voi da Manuel, questo è il bar del calcio. Partiamo con la nostra intro. Cara community del bar del calcio, bentrovata. Ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde, tutto in descrizione a questo video. Avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul bar del calcio, cliccate di nuovo sul bar del calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Vi ricordo ragazzi, come sempre, come bisogna fare in apertura ad ogni video, che in descrizione a questo video trovate tutte quelle che sono le informazioni riguardanti il bar del calcio. Mi raccomando, vi invito sempre a fare due cose: attivate le notifiche perché sono fondamentali per non perdervi i contenuti, sia quelli programmati che quelli a sorpresa, nel senso che io capita nell'arco della giornata, delle settimane, che faccia un video insieme a voi, ok? Quindi anche al di fuori, oltre la programmazione nel quotidiano. Allora, entriamo un attimino nello specifico dello stadio. Vi avevo promesso nella live di ieri, e vi ringrazio per il seguito di ieri, di affrontare questo discorso, di averne parlato, e prima di andare ad approfondire nel dettaglio questa situazione, qua c'è sta andato de fatto che mi fa storcere ancora una volta la bocca. Ovviamente siamo sempre nel campo delle considerazioni personali, perché lo dico pure nel suo campo, da quello che vedo, amici miei, c'ha dei tempi che sono imbarazzanti. È lento, anche nel campo della politica, che è il suo primo campo, il campo primario, quello di maggiore interesse per lui, al di là di quello che può dire poi nel corso del tempo. Lodito si è mosso ufficialmente per il Flaminio, ormai è abbastanza chiaro che si stanno gettando le basi per una trattativa Lazio Comune per il Flaminio, ma sempre coi tempi suoi, e soprattutto perché c'è un ambiente che forse inconsapevolmente, sottolineo inconsapevolmente, deluso da quello che sta accadendo dietro al discorso della squadra, con una squadra che sta avviato, è abbastanza chiaro, un processo di ridimensionamento, e che quindi è legata ad un aspetto umorale assolutamente negativo, il tifoso cerca di aggrapparsi all'altro aspetto che potrebbe in qualche modo spingerlo a trovare un sorriso, no? Un tiepido sorriso, il discorso dello stadio. Intendo dire che comunque le pressioni dell'ambiente sul discorso stadio sono tante, e Lodito, secondo me, anche in questo caso si muove solo perché c'è qualcuno, noi, l'ambiente, che gli dà uno spintone, gli dice: oh, ma devo dare una mossa, che stiamo a fare, che cosa vuoi aspettare, il mondo non è ai tuoi piedi, caro Claudio Lodito. E quindi praticamente Lodito poi ha risposto a chi gli incalzava nei giorni scorsi con la sua solita ironia, no? Dicendo: Roma non fu fatta in un giorno, per la serie datemi tempo che stiamo a fare il lavorone. Guardate il caso, il giorno dopo Lodito manda la lettera ufficiale per una richiesta di incontro al Comune di Roma. Lodito,
se era già in programma il fatto di mandare una lettera al comune di Roma, tu a chi ti ha interpellato il giorno prima non gli rispondevi in quel modo, gli dicevi ci stiamo muovendo, siamo all'atto, siamo arrivati al momento dell'azione, nella giornata di domani partirà ufficialmente la lettera. Quindi Luti, non fai sceme le persone, ancora una volta questa è una cosa improvvisata, anche nell'ambito dello stadio, questa è una cosa assolutamente improvvisata, non c'è niente da sta a dire o a fare. Comunque la cosa che a noi interessa è che la Lazio è passata all'azione ed ha mandato ufficialmente la lettera al comune di Roma e a tutti gli enti interessati all'apertura appunto di questo tavolo di trattativa. E andiamo quindi adesso a leggere la lettera che ha mandato la Lazio al comune e la contestuale risposta che è arrivata immediatamente dal comune di Roma appunto alla Lazio. Con la lettera inviata dalla Lazio al comune di Roma. Illustrissimo signor sindaco di Roma, formulo la presente per confermarle, al di là di quanto già fatto per le vie brevi, che a nome dell'SS Lazio ho fatto una serie di verifiche e approfondimenti per lo sviluppo di un piano di fattibilità per realizzare allo stadio Flaminio di Roma la casa della Lazio. Ovviamente siamo interessati allo sviluppo di un piano di ristrutturazione che, nel pieno rispetto delle normative vigenti, consenta allo stadio Flaminio di essere uno stadio in condizione di poter ospitare incontri di calcio di tornei nazionali ed internazionali. Per realizzare al meglio il nostro progetto e per farlo in totale compatibilità con le esigenze pubbliche che lei e la sua amministrazione rappresentate, le chiedo di organizzare un incontro al quale parteciperò con il responsabile del progetto, da noi designato, e con lo staff dei tecnici incaricati della sua realizzazione. A tal fine le sarò grato se potrà indicarmi una serie di date per le quali cercherò di coordinare le esigenze di tutti. La ringrazio anticipatamente per la disponibilità e resto in attesa di un suo spettabile riscontro. Ed ecco la risposta del comune di Roma nella persona dell'assessore onorato. Nei prossimi giorni, con il sindaco Roberto Gualtieri e il mio collega all'urbanistica Maurizio Veloccia, fisseremo l'incontro con una delegazione della società e osserveremo nel dettaglio lo studio eseguito dalla Lazio. L'obiettivo di questa amministrazione è restituire il Flaminio alla città. Ascolteremo con grande attenzione il progetto di Lotito, ma ci sono anche altre due soluzioni in campo. Vediamo quale risponderà al meglio agli interessi della società. Ha detto la sua anche l'assessore all'urbanistica Veloccia, che ha dichiarato quanto segue. Siamo pronti ovviamente a incontrare la Lazio e ad approfondire l'eventuale proposta che vorrà sottoporci. Il fatto che finalmente lo stadio Flaminio e più in generale l'intero quadrante ritornino al centro dell'attenzione con varie proposte di rigenerazione trova nell'amministrazione non solo un attento interlocutore, ma anche un soggetto pienamente attivo per favorire il recupero di questo centro storico e importante impianto sportivo della città. Beh, ragazzi, allora sia chiara una cosa: questo è il primo atto ufficiale legato a questa storia dello stadio. Possiamo intanto dire che ufficialmente, dopo il bluff degli anni passati, ma io me lo date il merito di aver detto che secondo me Lotito ha fatto rumore negli anni passati intorno al Flaminio e la sua indifferenza a livello strategico. L'avevo detto un anno se non due anni fa che dietro a questo disinteresse di Lotito verso il Flaminio c'era in realtà una strategia attendista per vedere quello che faceva il comune di Roma. Secondo me i fatti dicono proprio questo. Sia però chiara una cosa: non stiamo parlando di una trattativa aperta, attenzione, non è una trattativa aperta, è una convocazione per un tavolo di incontro e solo dopo ci sarà una eventuale ufficiale apertura della trattativa. Ma stiamo parlando, ragazzi, di una cosa che ha delle lungaggini. Non vi credete che la Lazio tra due anni c'ha il suo stadio? No, non ci pensate proprio.
Per me ci vorranno una marea di anni, perché c'è da fare degli iter assolutamente nuovi, contestualizzati alla città di Roma. E voi sapete Roma quanto sia complicata per tanti motivi. Quindi attenzione a questa situazione, e soprattutto attenzione a non travisare quello che sta accadendo in questa fase. Nelle prossime settimane ci sarà quindi questo incontro tra la Lazio e il comune di Roma, un comune di Roma che si è sempre detto disponibile a trattare nella persona dell'assessore Onorato, che mi dicono, se non sbaglio, essere anche un grande tifoso della Lazio, se non sbaglio, quindi su questo non ci metto la mano sul fuoco, mi hanno riferito così, sto solo riportando la notizia, ma no, ripeto, non, magari sto a dire una stupidaggine. Comunque vediamo un attimino quello che succede, ci sarà questo incontro al comune, al Campidoglio, finalmente inizierà questa prima cosa. Non è questa la fase più importante, la fase più importante è quella in cui la Lazio presenterà il progetto, e attenti, perché pure qua c'è chi dice che la Lazio il progetto ancora non ce l'ha pronto, e al di là di quello che si dice, il famoso stadio delle Aquile, no? Sembra che qualcuno ipotizzi che le realtà, il progetto ancora non ci sta, e che Lotito, quando cadranno le altarine e si scoprirà l'assenza di un progetto, magari si giustificherà dicendo è inutile fare un progetto senza sapere i paletti che il Comune di Roma metterà nell'ambito di questa trattativa. Prima ci danno un raggio d'azione e poi ci muoviamo. A me questa eventuale soluzione non mi convince, e spero vivamente che non si verifichi mai e poi mai. Questi sono gli aggiornamenti in merito allo stadio, però io, a me non piace regalare illusioni, non mi piace, anche perché, ma io chi so, anche perché io sono il primo a non volersi illudere, e con la Lazio, soprattutto quando c'è di mezzo sta dirigenza, le illusioni mettiamole davvero da parte, ragazzi, perché lasciamo perdere. Se c'è una società che non ti fa sognare, quella è proprio la nostra società. Allora, queste sono le situazioni. Sarà una cosa lunghissima, per me ci vorrà un anno e mezzo solo per fare eventualmente partire il progetto, perché solo quando si cominceranno a vedere le zone delimitate, solo quando cominceranno ad aprirsi i cantieri, io vi dico la verità, solo in quel momento comincerò a credere vivamente a questa storia dello stadio Flaminio. Prima non me voglio fare illusioni di alcun genere, non ci penso proprio, non voglio proprio pensarci minimamente. Detto ciò, ragazzi, vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, vi mando un forte abbraccio a tutti voi e forza Lazio!